Ciao mister, ben trovato. E torna Romolo, pedina fondamentale per te, che peraltro è da un po' di giornate che non hai potuto avere a disposizione, vuoi rinviare la partita, non a caso è andato a giocare appunto con la Primavera. Ti chiedo l'importanza di Romolo e dopo ti volevo chiedere tatticamente, avendo il centrocampo bene o male con tutte le tue pedine a disposizione, se prediligi mantenere Valotti a centrocampo o se magari farlo avanzare in una zona di campo che per le sue qualità potrebbe essere ancora più consona. Beh, intanto avere a disposizione Mattia, per me ancora, ecco, non ritorno al discorso di avere più armi a disposizione, perché Mattia può giocare a due, può giocare nella mezzala, può giocare dietro la punta, può giocare ad esterno, e questo è un valore aggiunto. Chiaro, lui ha ripreso una condizione diversa, non è al top, non, però sta bene. Il fatto di Romolo è una presenza importante per l'esperienza e per quello che ha avuto. Chiaro che l'abbiamo perso in queste giornate, però tutti devono essere pronti. Ormai qui non bisogna più focalizzarsi sull'individualità. Io parlo di squadra, più si va avanti più deve esserci un'anima di squadra, un tutt'uno esplosivo. Ecco, un'anima di squadra che secondo me è impersonificata nella persona di una ragazza, o meglio, Simone Calvano, due partite, fatalità coincise con due vittorie, e pare essere lui adesso il perno del tuo centrocampo, correggimi ovviamente se sbaglio. Io non parlo perno di una squadra, lui si è fatto trovare pronto nel momento importante, è un continuo miglioramento dal punto di vista fisico, perché rispetto alla prima gara non era semplice per lui trovare la condizione. Simone è sempre pronto, però non vorrei neanche togliere i riflettori chi è entrato in gara, perché anche i 7 minuti finali di Aronso, l'ingresso di Marco Fossati che ha salvato una punizione sul finale, no? Per cui è vero, tutti pronti, che poi qualcuno possa dare il contributo per 90 minuti, bene, qualcun altro per 20 o per 15, cambia poco, perché poi alla fine bisogna portare a casa il risultato. Mi collego subito alla tua risposta, giustissima. Il minutaggio che tu stai crescendo di partita in partita, aumentando, meglio, più corretto in italiano, è quello di Franco Zuccolini. Bruno, il fratello che ha vinto la Coppa in Argentina, complimenti a lui ovviamente, però no, a noi ci interessa molto di più adesso Franco, e nelle ultime due partite appunto il suo minutaggio è aumentato, e insomma la grinta e la qualità in queste ultime 11 battaglie per te e per l'Hellas Verona soprattutto possono essere determinanti. E avere tutti a disposizione. Franco ha fatto i primi mesi, considerato l'infortunio come arrivava, e adesso è aumentare il minutaggio e l'ingresso in alcuni momenti della gara. Diventa veramente coinvolgente per tutti, per l'ambiente, per la mia squadra, anche dal punto di vista tecnico lo vedo molto più pulito, molto più dentro il gioco. Aprile comunque, adesso abbiamo l'Atalanta. Sosta, dopodiché ben 6 partite ad aprile, si parte con lo scontro diretto in casa del Benevento, insomma lì si decide bene o male buona parte della vostra stagione nel mese di aprile. Sì, però c'è prima l'Atalanta, lo sappiamo, ecco perché dobbiamo arrivarci tutti nelle migliori condizioni e con tutta la cosa a disposizione, perché ci saranno due turni infrasettimanali, per cui sarà importante avere tutti dentro, sia dal punto di vista fisico ma dal punto di vista psicologico. Per cui, però, la partita è domani, poi c'è ancora l'Inter e poi vedremo come affronteremo di volte in volte adulte. Parlando di numeri, che i numeri insomma riflettono bene o male l'andamento di una squadra, non solo, 4 pareggi ottenuti appunto dal Verona, che non pareggia da 11 partite in casa, l'ultima volta insomma a settembre scorso, quindi insomma il pareggio è un risultato che quest'anno è venuto meno. Cosa sta a significare questo aspetto qua secondo te? Non lo so, io chiaro, tra pareggio e vittoria preferisco la vittoria, e tra una sconfitta e un pareggio preferisco il pareggio, ma questo è evidente. E se tante partite perse l'avessimo pareggiate, adesso avremmo una classifica diversa, ma questo non si scende in campo per ma tutti, non credo solo per il Verona, tutte le squadre scendono in campo per il massimo della posta, nessuno, soprattutto adesso con i 3 punti, ma nell'ultimo periodo. Poi se arrivano i pareggi, arriveranno i pareggi, però con tanti pareggi sì, migliora la classifica, ma non credo che uno si possa salvare. Ultima battuta, nella Verona di Fabio Pecchia ci sono due stagioni, quella da protagonista l'anno scorso, dove secondo me la partita più bella è stata a Benevento. Quest'anno, hai detto poc'anzi,
a Bergamo i migliori 55 minuti. E ti chiedo che differenze ci sono nelle due partite e quanto è inciso il fatto che entrambe le migliori prestazioni siano risultate lontano dal 20 gol. No, questo non in casa abbiamo fatto anche delle partite bellissime l'anno scorso, anche quest'anno. Più secondo me dal punto di vista caratteriale, 20 gol, mentre parlo di gioco proprio, di armonia del gioco. Ma non lo so, probabilmente anche dal punto di vista dell'atteggiamento dell'avversario, insomma, giocando fuori casa, probabilmente ti permette di... Hai più spazi anche. Probabilmente di avere un po' più, soprattutto l'anno scorso, dove, insomma, l'anno scorso veramente si faceva fatica a trovare una squadra che veniva a 20 gol di provare a giocare e quindi era difficile trovare delle soluzioni, quindi era un livello di prestazione diverso. Non vedo troppe differenze, io dico, parlo del... l'Atalanta perché abbiamo creato 7 palle gol, veramente tante, e però partite fatte in casa con la Juve, con l'Inter e anche col Bologna in quest'anno in casa fatte davanti ai nostri tifosi ci sono state prestazioni veramente fatte bene.